Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo ancora una volta su Ride 4 e stiamo per affrontare la seconda gara del campionato World Superbikes League a Brands Hatch. E ragazzi, vedendo i circuiti che ci sono, fortunatamente sono tutti circuiti che bene o male mi piacciono. Forse l'unico è Laguna Seca, forse. E a Brands Hatch dobbiamo scegliere che moto utilizzare. Allora, abbiamo due scelte: o ci ammazziamo con la 500 MMX o ci ammazziamo con la 1190. Io sono propenso a usare la 500 MMX, anche perché che fai con sta livrea, gliela neghi? Quindi partiamo subito. Mi raccomando ragazzi, ancora prima di proseguire, lasciate like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sulle uscite. Seguitemi anche su Twitch, che è il luogo dove faremo le live con le Endurance. Mi raccomando, ci siamo ragazzi. Seconda gara del campionato finale per le Superbike. Partiremo sempre alle 15. Non ho capito perché mi fa partire sempre così presto, cioè così tardi, volevo dire. Allora, modifichiamo un po' i rapporti perché sono un po' troppo alti, no? La calibrazione dell'accelerazione la lasciamo su aggressiva. Io onestamente vorrei provare con doppia hard, che dite? Vediamo un po' come vanno. Senti i quattro tempi, il due tempi, 4 cilindri, 570 di cilindrata. Ce n'è un altro, tra l'altro, con la nostra stessa moto, e se ne andà, se ne va. L'abbiamo battezzato. Occhio al Ducatone col bicilindrico. Occhio anche che a noi i due tempi prende coppia così a gratis. Abbiamo Honkanen davanti. Mamma mia, come siamo arrivati qua all'esterno. È da capire il due tempi, ragazzi. Facciamoci le ossa alle prime curve, senza spaccarcele possibilmente. Dentro non va, non va. Allora, sull'anteriore la dura sta andando fin troppo bene, nel senso che è addirittura surriscaldata. Al posteriore, insomma, e va, e se ne va, e se ne va, se ne va, se ne va. Se ne va, se tiene la frenata anche, sarebbe perfetto. Dai, ma che cazzo di penalità è? Su, zio, che cos'è? Ci troviamo sempre sto tizio. Anche alla gara precedente non era sempre Honkanen. Che imbarcata. Dicevo, ci troviamo sempre sto tizio con la Ducati 1299. Tra l'altro, che bello lo stile di guida classico, comunque, ragazzi, molto elegante. I due opposti che si attraggono, stile classico e stile moderno. E passiamo noi, però, perché lo stile moderno ti aiuta in curva. Qua c'è una strisciata per terra che forse qualcuno ha lasciato, o forse è del gioco proprio. Probabilmente dovrei aumentare il freno motore, ragazzi, perché questo è una due tempi alla fine. Sento che c'è Nemeth dietro. Proviamo un po' ad aumentare il freno motore. Anche per riscaldare un po' di più la gomma. Allora, qua si può anche tenere la seconda.
Aia, lungo. Alla Surtress. Abbiamo un secondo e 9 di vantaggio sul Ducatone di Honkanen. È ancora troppo lungo il cambio, mannaggia, non riusciamo a mettere la sesta. E la mettiamo per un attimo proprio. E poi la togliamo di nuovo. Tiene, tiene con la... traction, e dale col traction, con l'engine brake a 2, anzi a 3, scusate, che è il massimo. Qua ho sbagliato io, ma di brutto, ma stiamo guadagnando un sacco di terreno. Vabbè, qua abbiamo perso mezzo secondo, colpa mia. Guarda com'è stabile, instaccata. Ancora largo. Cioè, questo circuito è leggermente più lungo di... coso là, come si chiama? Canadian Tire, ma è di un divertente che non avete idea. Ora chi ce l'ha il gioco ce l'ha l'idea. Qua ho esagerato io, però possiamo frenare ancora più tardi qui. Chi ce l'ha il gioco lo conosce sto circuito, ma è veramente veramente divertente, anche perché non è facile da padroneggiare, cioè lo devi conoscere, perché molte curve sono cieche, arrivi da uno scollino, oppure come in questo caso non la vedi proprio a causa del sole. Bellissimo. Un po' largo. Perfetto però, cioè sta moto è un giocattolo, ragazzi, cioè non c'è niente da fare. Qua adesso mi ha perso un attimo il posteriore, ma perché l'abbiamo tirata veramente per il collo la frenata. Ha iniziato a spazzolare. Avevo paura che mettendo la terza, siccome eravamo arrivati un po' al limite, perché qua non siamo arrivati al limite, dicevo, avevo paura che mettendo la terza si scomponesse il posteriore. Comunque le dure si stanno comportando veramente bene, sarà anche che fa caldo in pista, 27 gradi la temperatura dell'asfalto. Le gomme non sono proprio fresche. Sarà anche che stiamo un po' tirando, cioè non è che ce la stiamo prendendo con molta calma, nonostante abbiamo un discreto vantaggio. Quando siamo più o meno alla fine della metà, prima metà di gara, ho commesso un errore di nuovo. Dicevo, quando siamo più o meno alla prima metà di gara abbiamo 6 secondi e mezzo di vantaggio quasi su Honkanen, anzi di più, però dipende sempre dal punto in cui rileva. L'ha tenuta anche facendola sbiellare. Cioè, raga, sta moto comunque
l'accoppiata motocircuito e vincente, veramente divertentissima. Di nuovo ho commesso quell'errore, ma stavolta in maniera più grave. Vabbè, non siamo caduti, è già una gran cosa. Voglio provare a guidare un po' dall'interno, anche per sentire l'onboard. Del due tempi, Suter. Largo, non stiamo neanche girando male, solo 4 decimi sopra il nostro record. Un po' di freno posteriore qua per puntare verso l'interno. Abbiamo puntato però da un'altra parte. Guarda come aumenta la velocità sta moto. Mamma mia, avete visto? Il manubrio che scossone ha dato lì. Stiamo perdendo terreno, ragazzi, è ovvio. Oh, perché mo si è puntata così in alto? Però volevo farvi vedere un giro a bordo di sto mostro. Ho sbagliato marcia. Dai, torniamo all'esterno. Mamma mia, che compressione c'è lì. Che poi quando metti la prima si scompone, sì, ma è molto composta nella sua scompostezza. Scusate, non so come altro spiegarlo. Veramente si fa. Lei fa quello che tu dici. Sì, qua in fondo inizia a spacchettare, non capisce più niente. Ma sempre qua, raga, questo è un punto proprio critico da fare con le moto. Dai, che cazzo di penalità è? Scusa. Cioè, sono arrivato pure lungo. Comunque stanno reggendo molto meglio del previsto le gomme. Forse il posteriore andava più una media piuttosto che una dura, visto che, come potete vedere, abbiamo poco meno del 50% di consumo e mancano 5 giri alla conclusione. Va lungo, lungo, lungo. No, invece, l'ha tenuta. Incredibile. Proprio lui. Gli altri sono adesso alla prima curva. Bellissimo, stando dietro a questa moto, vedere che ogni cambio marcia corrisponde a una sbuffata d'olio. Greta, perdonami, pormi vita due temposa. Mi è venuta un'idea, ragazzi, alla fine di questo campionato, dove sostanzialmente proveremo tutte le superbike, faremo la classifica delle superbike migliori, che dite? O meglio, partiremo dalla 12ª posizione e per poi arrivare alla prima, perché le superbike moderne sono 12, appunto, mamma mia, là. Stava per scaricarci.
Non mollarmi, cara Super. Dicevo, partiremo dalla 12ª posizione vedendo magari un giro. Perché effettivamente qua le proveremo tutte. Ovviamente ho intenzione di fare un video a parte nel quale incorono la regina. Ovviamente a gusto puramente soggettivo, niente, là si continua a imbizzarrire in frenata perché c'è quella specie di compressione che fa andare la sospensione a pacco, quindi quando tiri il freno tu sei proprio tutto sulla gomma, non hai più il sostegno dell'ammortizzatore che ti aiuta. 11 secondi su Honkanen. Cioè, è veramente una lama sta moto, raga. Tutto di traverso in ingresso qua, sullo scollino della prima curva. Senti il Ducati come si sente dall'altra parte. Barcatina sul cordolo. Ci sta, ci sta. Ecco, adesso che sta calando un po' il sole, il posteriore inizia a raffreddarsi, anche l'anteriore ovviamente, ma in minor misura perché lo usiamo di più in questo circuito e quindi diamogli una bella scaldata. Cioè, riusciamo a controllare anche le imbarcate con sta moto, spettacolo. Siamo al penultimo giro, ragazzi, siamo addirittura d'arrivo. Un po' di traverso qua, ci sta l'ingresso. Sentila la Ducati. Quella KTM, no, è una Ducati quella che c'era in seconda posizione. Poi non so se Walter Nemez ha cambiato moto, perché non mi ricordo, ma Canadian Tire aveva la Ducati Nemez, giusto? Sì, mi sa di sì. Mi sa che Nemez a sto giro si è preso una 4 cilindri, ma non ne sono sicuro, adesso vedremo la classifica finale e capiamo se è così in effetti oppure no. Adesso la posteriore è fredda. È fredda e consumata, quindi non ci dobbiamo aspettare la stessa tenuta che avevamo qualche giro fa, a meno che ovviamente non andiamo a strapazzare un po' in questo modo. Inizia adesso l'ultimo giro. Mamma mia, l'anteriore è veramente di marmo, raga. Cioè io freno in curva, lei non proprio se ne sbatte il chezzo. Adesso l'anteriore è tornato a surriscaldarsi, ma perché l'abbiamo tirato una bella staccata lì, bella potente, poderosa. 13 secondi e continua a imbarcarsi lì in frenata.
largo forse. Andiamo a prenderci sta vittoria in questa moto mitica. Mitica la Suter, mitica ragazzi. Non ho altre parole. Moto perfetta, gara perfetta in un circuito forse amico per questa moto. Sì, comunque Nemez si è convertito alla Tamburini. Ah, invece Honka ne aveva la V4, non aveva la 1299. Pensavo avesse la 1299. Va bene, benissimo. Allora ragazzi, altri 300.000 crediti guadagnati. E grazie per aver seguito questo episodio. Noi per il momento ci lasciamo qui. Ci vediamo nel prossimo con la terza gara che sarà, se non mi sbaglio, sbaglio a Donington. No, invece no. E c'è prima Mugello, poi Donington. E raga, qua Mugello, meteo bagnato. Vi lascio immaginare che moto useremo. Ma non vi spoilerò niente, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite e anche sul canale Twitch dove faremo le live delle Endurance. Vi do un bacio, alla prossima, ciao a tutti.